Fabio Tacchella, dopo 40 anni di ristorazione sul campo, adesso sei un consulente di tecnologie applicate, diciamo, alla lavorazione delle materie prime. Sì, più che un consulente faccio ricerca per l'innovazione tecnologica, cioè tutto quello che la tecnologia ci può mettere a disposizione per rispettare la materia prima, avere i valori nutrizionali molto alti, quindi rispettarli il più possibile, e dare una cucina sana agli ospiti. Questo è quello che io faccio e poi trasmetto tramite corsi con la Federazione Cuochi, eccetera, a tutti i colleghi della cucina italiana, oltre che a occuparmi anche di formazione per una sana igiene alimentare in cucina. Quindi, chef Tacchella, io vorrei farti una domanda. Oramai c'è un grande uso di tecnologie nelle cucine. Il futuro cosa ci riserva? Andremo ancora avanti? Introdurremo ancora macchinari nuovi? Siamo arrivati a un punto quasi di arrivo? No, un punto d'arrivo no. Ci saranno ancora molti macchinari nuovi, ma molto importante è la formazione delle persone. Perché oggi abbiamo una tecnologia molto all'avanguardia e non abbiamo gli operatori all'altezza di saperla utilizzare e sfruttare al massimo. Quindi quello che è nell'intento sia della Federazione Cuochi, ma un po' di più di cuochi, è quello di far sì che i professionisti conoscano a fondo la materia prima e sapere qual è la tecnologia migliore da attuare per la manipolazione per servire un alimento di alto valore nutrizionale. Quindi, insomma, permettimi di dire, è inutile spendere soldi per la Ferrari se non fai un corso di guida sicura. Sicuramente, come ogni macchinario e ogni tipologia di cucina deve avere le attrezzature adeguate e la manipolazione adeguata. Oggi i cuochi non sono più, come si dice, si diceva una volta, basta che abbiano un'informazione generale o rubare le ricette. Oggi ci sono dei formatori molto preparati che sanno dare le informazioni sui valori nutrizionali degli alimenti e qual è il modo migliore per rispettarli. E quindi non è detto che una tecnologia sia migliore dell'altra, ma è migliore ogni abbinamento opportuno alla tecnologia e al cibo. Grazie Fabio Tacchella.